Nella lunga e gloriosa storia della città di Caltagirone era usanza che la pubblica amministrazione individuasse fra la popolazione chi potenzialmente poteva avere delle chance intellettive e la pubblica amministrazione li istradava pagandogli praticamente le spese, quindi anche degli studi e dei soggiorni, per farli studiare, per poi farli ritornare nella città e arricchire quindi con la conoscenza il patrimonio culturale di crescita e comunque diciamo tutto quello che gravita attorno alla nostra comunità. Uno degli esempi più importanti che ricordo alla mia memoria in questo momento è per esempio la dinastia dei Vaccaro Bongiovanni, nasce proprio con questa individuazione. La pubblica amministrazione, credo alla metà del Settecento, pigliò due dei familiari dei Vaccaro e li accompagnò a Firenze a studiare e poi sappiamo che cosa ne è uscito fuori, diciamo. Ecco, siamo diventati la capitale dei figurinai, ancora oggi nel 2000 siamo al centro proprio per questo artigianato artistico che non ha assolutamente comparazione. Oggi nel 2015 ovviamente le pubbliche amministrazioni disastrate come sono non possiamo augurarci che fa un discorso di questo senso, per cui ecco, qui ci si affida alla conoscenza, alle famiglie diciamo, che riescono magari a trovare il piglio di individuare in un figliuolo le capacità e avere la capacità di accompagnarlo in questo percorso magari fuori, allontanato dal contesto familiare e cittadino per farlo studiare e poi vedere un pochettino cosa succede. Oggi 18 settembre 2015, sono le 05, già siamo al 19 settembre, ecco, si è concluso da poco il Piero Messina Day. L'ho voluto chiamare così ieri simpaticamente con alcuni amici, ma perché è arrivato questo tornado praticamente da Venezia, da Toronto, con una serie di appuntamenti per la prima del suo film girato in parte anche a Caltagirone, non solo in terra di Sicilia, che arriva praticamente fresco fresco dal Festival di Venezia e poi da tanti impegni internazionali che sono cominciati ma che credo che per alcuni mesi lo accompagneranno. Ci troviamo nel bar Iudi, che lo ringraziamo per l'ospitalità, e in compagnia di Piero Messina. Grazie di aver accettato il nostro invito, Piero. Grazie a voi, grazie a te innanzitutto. Senti, come ti senti? Brevissimamente, dopo una giornata, io appunto ho definito il Piero Messina Day a Caltagirone, hai stravolto tutta una città, diciamo, consegne di pergameno, prima al Cinema Sant'Anna, la prima al Politeama, l'incontro di tanti amici, tanti ex compagni di scuola, tanti affetti e la famiglia innanzitutto. Ma è quello che dici tu, è stato bello più che altro vedere tra il pubblico tante facce che conosco, con cui ho vissuto molte esperienze importanti, soprattutto dell'adolescenza. Beh, la mia famiglia, in realtà la mia famiglia è stata con me a Venezia, è stata la cosa più importante per me averli accanto in quell'applauso. E, no, sono contento, un po' stanco, devo smaltire un fuso orario di 6 ore, per me è mattina, infatti siamo qua a fare colazione. So che domani mattina, fra qualche ora partirai per Palermo a fare un'altra prima pure a Palermo, diciamo, no? L'assessorato dei beni culturali. Sì, vado alla regione e poi vado in Corea, iniziamo la parte asiatica per la promozione in Asia. Intanto bisogna fare gli auguri a Piero Messina, non soltanto per il suo film, ma credo che molto importante è stato l'arrivo del suo secondogenito, Giacomo, giusto? Sì, si chiama Giacomo, oltretutto che ho visto un paio d'ore, lo vedo nelle foto, quindi che dirvi, son contento. Voglio dire, è tutto contestuale, per cui diventa molto, molto bello, diciamo. Sì, ero a Venezia, mi hanno chiamato, sono andato in ospedale, l'ho preso, l'ho ridato al dottore e sono ripartito, quindi tendenzialmente, esatto. Saluto mia moglie innanzitutto. Va bene, allora stasera siamo qua, dicevo, io ho approfittato dei buoni rapporti con la famiglia perché questo incontro appunto l'ho desiderato tanto e ho trovato l'adesione diciamo a questo spazio proprio con la famiglia, perché io credo che al di là di tutto oggi, per quello che ho detto prima, quello che bisogna celebrare non soltanto l'artista, il maestro Piero Messina,
che esce fuori dalla collaborazione con Paolo Sorrentino, premio Oscar per la grande bellezza, la realizzazione di questa opera dopo tanti lavori artistici dal punto di vista cinematografico molto apprezzati su Sky Art e compagnia che andando, voglio dire. Ecco, ma a me interessava appunto dare lo spaccato più familiare. Per la premessa che ho fatto prima, finalmente, dopo tanti anni e in un momento di depressione generale come quello che sta vivendo il nostro contesto, un figlio di questa città ha rinasciuto. Una volta mi disse l'avvocato Mimmo Marino, buonanima, Pino, ricordo che con un esce non riesce. E io dico, Piero Messina ha avuto il coraggio, a 16 anni, 17 anni credo, di avere il coraggio di abbandonare tutta la tranquillità che lo ha circondato nel suo affetto familiare, nel suo affetto umano, nel contesto sociale dove viveva, ha avuto il coraggio, l'assenso ovviamente della famiglia, per trasferirsi a Roma e intraprendere una strada che per i più probabilmente poteva essere una follia. Ecco, papà Messina, Totò come l'ha presa questa cosa? E mamma Fanny come la pigliarono quando gli prospettasti l'idea di abbandonare la famiglia e intraprendere questo percorso di una professione che forse non era molto chiara dove dovesse approdare? No, tu hai parlato di coraggio, io sostengo che non sia il coraggio a terminare una carriera ma sia l'ottusità, nel senso che è una carriera talmente rischiosa e difficile che la puoi intraprendere solo nel momento in cui hai il talento dell'ottusità, cioè di quello di non porti mai, di non accorgerti mai di dove stai camminando, del pericolo che stai correndo di intraprendere una carriera talmente improbabile. Io dico sempre che da quando sono ragazzino ho detto farò regista, non ho mai un attimo dubitato che un giorno l'avrei fatto, e probabilmente la cosa che in più hanno avuto i miei genitori e la mia famiglia è che sono stati ottusi almeno quanto me, ci hanno creduto, non sono mai posti di fronte a questa sfida con la paura che invece normalmente una persona più savia avrebbe in qualche modo sentito, e questo l'ho sempre avvertito, ho sempre avvertito una grande serenità da parte loro, sapevo che ce l'avrei fatta e anche loro lo sapevano. Una grande gioia in questo periodo per la famiglia Messina, innanzitutto per mamma Fanny Consoli, papà Totò Messina, Emanuela e Gaspare, che aspetta un bambino. Siamo in attesa continua attesa. Fanny, io darei il microfono a te, un secondo, come l'hai vissuto questi momenti, quando hai saputo che il primo lavoro di tuo figlio è approdato tra i tre film presentati alla Mostra di Venezia? Io devo dire, ho delle profonde emozioni che non riesco, quando sono così profonde, ad esternare. E la gioia è stata grandissima perché soprattutto vedevo premiati i sacrifici, le rinunce, perché dietro al lavoro di Piero, ma non solo di Piero, c'è un grande sacrificio, una grande rinuncia a tanto tempo, anche agli affetti familiari, anche, come dire, a momenti di relax. È invece un lavoro molto intenso, impegnativo, stressante, e quindi sono stata felice perché vedevo in lui realizzati i suoi sogni, i suoi desideri, il suo lavoro nel quale appunto crede. Però ho sempre la trepidazione di mamma perché appunto mi preoccupo moltissimo della sua salute. Cioè, io rimango sempre la mamma, cioè non, per me è un grande regista per il suo lavoro, ma è sempre mio figlio, per cui mi preoccupo sempre con trepidazione del futuro e di quello che affronta. Ecco. Totò. Tu invece l'emozione di un padre che quasi è come se avesse partorito, artisticamente è come se le doglie sono state le stesse. La prossima reincarnazione io vorrei essere femmina perché voglio provarlo non sul piano registico, quello di partorire, ma proprio sul piano proprio naturalistico, che mi pare la cosa più importante. Io no, mi riferisco alla tua poco fa domanda, quando dicevi ma se tu tornassi indietro quando 18 anni questo ragazzetto finito il liceo classico è schizzato via da Caltagirone partendo definitivamente per altri lidi, Roma e per il suo futuro, io se tornassi indietro quasi quasi
non lo incoraggerei, cercherei di frenarlo e di bloccarlo, perché se poi tanto mi dà tanto e dopo 18 anni, 16 anni, io stasera vengo riconosciuto, avendo perso completamente la mia identità, sì, sono ormai non più Salvatore Messina o Toto Messina, ma sono il papà di Piero, per cui se poi questo è stato il risultato, se l'avessi immaginato 16 anni fa, probabilmente qualche riserva l'avrei avuto. Ho detto, tu rimani a Caltagirone e vieni in agenzia di assicurazione ad essere un signor nessuno come tuo padre, ma non ti permetto di poter volare così come poi è avvenuto. Io facevo a Venezia questo tipo di battuta con alcuni amici una sera a cena, dicevo, io ho perso ormai tutta la mia identità, perché non mi chiama più nessuno per telefono, Totò come stai, mi dice, sei il papà di Piero, sì, quindi io sono un uomo che a questo punto ha perso la propria identità e domani vado, lo comunico già sin da ora, all'ufficio anagrafico di Caltagirone, vado a farmi cancellare nome e cognome Messina Salvatore e farò mettere nome papà di Piero come cognome, quindi a quel punto avrò risolto il problema. Fuori da questa battuta, grandi emozioni, nessuno di noi poteva aspettarsi un esordio così straordinariamente brillante per la prima opera, siamo tutti, che dire, felici, probabilmente il termine non rende perfettamente quello che abbiamo vissuto a Venezia, due giorni indimenticabili, che peraltro sono stati accompagnati anche da altri fattori familiari, per restare nel tema della famiglia, che si sono quasi tutti coalizzati giusto come per far da corona a questo bellissimo sogno che Piero ha realizzato. Si è sposato Gaspare, è arrivato Giacomo e stiamo aspettando anche Giuseppe. Quindi meglio di così nella famiglia non credo che si possa realizzare. Il fratello maggiore di Piero, ecco, come lo hai visto il fratellino più piccolo schizzare così e tu restare anonimo assicuratore? La definizione di tuo padre. Ma io sono onestamente felicissimo, chiaramente è quasi scontato dire il sentimento che stiamo provando un po' tutti in questo momento. Il fratellino più piccolo, devo dire che da questo punto di vista non lo è stato, no, ma devo dire che il nostro rapporto non è mai stato il fratellino più piccolo, abbiamo sempre avuto un rapporto di grande, molto intimo, anche se siamo lontani. Questo qui invece è stato un momento in cui abbiamo avuto l'occasione di poterci rivedere un po' di più in momenti così belli e emozionanti, il mio matrimonio, questo evento eccezionale di Venezia. Oggi devo dire che è stato anche un giorno, devo dire, dove mi sono meravigliato moltissimo rispetto a quello che è stata la risposta della città. Perché chiaramente è un film, immagino lo avete visto anche voi, molto autoriale e che probabilmente non è per un pubblico così eterogeneo. Però invece tutta la gente lo ha avuto un approccio, ecco, alla visione di questo film bellissima, positiva, all'uscita della sala. Erano stupiti e questo qua credo che abbia reso ancora più felice il momento che stiamo vivendo un po' tutti. Emanuela, una battuta soltanto, so che non sei molto propenso a parlare, dai, dai, ma credo che... Lei una volta ha fatto una comparsata in TV e ha iniziato a ridere istericamente così e non ha risposto, quindi vediamo se adesso dopo 10 anni... Emanuela. Io non avevo, insomma, dubbi, Piero è stato sempre, insomma, io un po' per scherzo, ma lui lo sa, è stato sempre, insomma, il regista, io lo dico sempre, il regista del mio cuore, quindi per me, insomma, non avevo dubbi. È stata la mia lettrice prima, le cose che scrivo le legge sempre lei per prima, mi dà i primi consigli, il montaggio lo faccio vedere a lei sempre per prima, quindi sì, l'attesa l'ha letto lei 2000 volte, ha vissuto come tutte le ossessioni, è stata sì, perché comunque è a critica, quindi fa bene avere i primi feedback positivi. Certo, averli in famiglia ancora più, dà più sicurezza, diciamo, questa cosa, dai. Non è un'estranea, diciamo, per cui voglio dire, questa è una primizia che mi dai, per esempio, no? Però non sto scherzando, allora, al di là delle battute, al di là dell'affetto, lei è stata sempre molto importante per me come confronto, sì. Quello lì, se piace a lei significa che funziona una cosa. No, davvero, la penso davvero.
Va bene, e io non voglio tirarla sta cosa perché queste cose danno un po' così il senso di... Però voglio dire, sì, però un paio di battute, io non so se... Ma il tuo approccio con Paolo Sorrentino com'è nato? È nato... Non so se altri ti hanno chiesto in questi giorni, però... No, nessuno me l'ha chiesto, sei il primo che me lo chiede. Guarda, non so neanche cosa rispondere, devo cercarlo... Ricominciamo da capo. Devo cercarlo qualche scantinato della mia memoria. Una risposta originale però, questa te la chiedo. No, non so dare l'originale, ti dico come stanno le cose. Ci siamo conosciuti nel 2003, io avevo un cortometraggio in concorso a Taormina e lui era in giuria. Amò moltissimo quel corto, tant'è che mi premiò e da quel giorno mi iniziò a... Diciamo, ci siamo tenuti in contatto e poi piano piano sono entrato diciamo, nel suo gruppo di lavoro, sì, eccetera, eccetera. Adesso ci siamo sentiti qualche giorno fa dopo Venezia, così tanto per chiacchierare un po', comunque ci vogliamo molto bene, è anche il padrino di Elia, del mio primo figlio, quindi c'è sempre un rapporto di grande amicizia. Ci sono progetti futuri che hai assieme a lui da portare no, avanti? Lui no, ormai non lavoriamo, ci frequentiamo sempre ma non lavoriamo più insieme, non lavoro più con lui. Sì, ho progetti futuri diversi che sto valutando, a gennaio darò delle risposte, però adesso sto leggendo, mi sto un po' godendo tra virgolette la promozione di questo film, da gennaio ricominciamo. Piero, una battuta così, ecco, il tuo film è praticamente tutto imperniato su è un'ambientazione, io ho chiuso parlando del verismo dei figurinai, ecco, io credo che nel tuo film c'è molto di verismo, c'è molto di siciliano, c'è molto di criptato. Sì, verismo è qualcosa che ho sempre amato, non solo in letteratura, e probabilmente come tutte le cose che poi mi emozionano me le ritrovo, quindi probabilmente quello che hai detto c'è. Forse una fonte letteraria che a me, come sempre, che continuo a rileggere costantemente prima di andare sul set, ed è uno scrittore siciliano, è Gesualdo Bufalino, che è uno scrittore che proprio quasi in maniera di training, prima di andare a girare qualsiasi cosa, leggo un suo libro, perché nel modo in cui lui racconta la Sicilia... C'è qualcosa che mi appartiene da spettatore, da lettore e anche da creatore molto. Quindi è così, su quel tipo di letteratura mi trovo molto, molto vicino. Poi sì, la Sicilia è la mia infanzia, quindi il film è siciliano perché sono in qualche modo cresciuto qua, quindi è qualcosa di connaturato. Siete pure la Sicilia non è solo Bufalino, non è solo Pirandello, non è solo Verga, no. Non è proprio... questo intimismo, diciamo, no? E poi c'ha sprazzi di sole. Ma sai, su questa cosa del sole, Bufalino... Questa lettura, diciamo, che tu gli dai un po' cupa, diciamo, no? Anche nel film hai voluto usare molti di questi, di queste nostre ambientazioni, la cosiddetta paesana, no? Nelle nebbie rarefatte della nostra città, diciamo, ecco. Io dico sempre che... Il tuo carattere, non mi pare. Il mio carattere, forse, in parte, cioè nel senso, certamente quelle emozioni le conosco se poi le racconto. Tendenzialmente poi, come qualsiasi regista, utilizzo le cose per raccontare quello che desidero raccontare. E in questo anche la Sicilia l'ho usata, tra virgolette, per creare quello che si dice un mood, un sentimento. E quindi ho usato quei paesaggi che secondo me erano intrisi di quel sentimento poi della storia e dei personaggi. Poi rispetto a quello che dicevi tu del sole, però Bufalino diceva una cosa importante, che Bufalino in un libro straordinario che si chiama La luce e il lutto parlava proprio di questo, diceva che nel nord Europa la morte è qualcosa di accettabile, quasi che in quei spazi, in quei panorami crepuscolari è quasi una continuità della vita, mentre in Sicilia con questo sole abbagliante, con questa luce potente, la morte è qualcosa di inaccettabile e scandaloso, e forse per questo in Sicilia è il popolo che di più rappresenta così ossessivamente la morte, perché è qualcosa che qui con questa luce, con questo paesaggio non può essere accettata. Ti faccio l'ultima proprio perché l'ora è un po' tardi. Senti, ma nella stesura di un testo, di una sceneggiatura cinematografica, seppur nell'attesa ancora oggi, prima scegli i posti legati ai tuoi sentimenti, alle tue emozioni e poi ci costruisci una storia, o è viceversa il discorso? Prima costruisci una storia e poi vai a individuare i luoghi, perché mi pare che c'è una ricerca di luoghi, sì, credo che c'è questa scuola
io la dico, la cito, probabilmente sbaglio, ma da queste esperienze cinematografiche, sia del mondo dell'arte che la grande bellezza con Sorrentino, la fotografia bellissima, eccezionale, alla stessa maniera io credo che praticamente si ritrova in questo tuo lavoro dell'attesa. Sì, cioè i luoghi sono per me importanti, alcune volte parto da un luogo, come è stato per un cortometraggio precedente, Sina Terra, che sono partito da voler raccontare una storia su un traghetto di notte. E in questo caso sono partito dalle immagini della processione, della giunta, proprio le prime, ho detto voglio fare un film che finisce dentro questa processione, quindi siamo partiti da raccontare la giunta, poi mi sono interrogato sulla giunta, su che cosa raccontasse la giunta e dal momento in cui l'ho vista in maniera laica l'ho trovata una storia straordinaria. Se guardiamo laicamente la giunta è la storia di una donna che nonostante tutti le abbiano detto che è morto suo figlio, esce di casa e per una notte, o in questo caso per un giorno, nei carruggi cerca il figlio vivo, nonostante tutti dicono che è morto. E questa donna ha come premio del suo amore il fatto che a un certo punto arriva sotto la scala, ritrova il figlio vivo e lei aveva ragione. Nel momento in cui lei ha ragione tutti con lei si rendono conto che il figlio è vivo e insieme si commuovono per questa cosa. Questa trovo che sia una storia laicamente straordinaria e partendo da questo ho iniziato a costruire il film. Quindi in questo caso è stata la giunta che mi ha dato il primo cosiddetto spunto. Il Bosco di Santo Pietro, sì, la Fontana del Cacciatore. La Fontana del Cacciatore è un luogo dove andavo quando non andavo a scuola, e loro non lo sanno. Lecitamente oppure no? No, lecitamente, se no non c'è gusto, se lo fai lecitamente, anzi si deve far finta con i figli di arrabbiarsi. E no, tutti i luoghi che conoscevo, l'unico luogo che non conoscevo era il lago, che avevo bisogno di un lago, avevo voglia di raccontare una Sicilia con un lago invece che con un mare. E quello abbiamo visto un po' tutti i laghi che ci sono in Sicilia, poi ho trovato questa diga con questi alberi caduti a terra e ho trovato che quelle immagini erano molto vicine a quello che accadeva nei personaggi, quindi come dicevo prima ho usato quel posto per farlo risuonare nelle emozioni di Giulietta e di Lu, che è l'altra attrice. Quindi diciamo che un posto può essere la scintilla, sì, per una stesura, per un progetto. Guarda, spesso parto da un'immagine o da un luogo, sì. Però ognuno poi ha un proprio metodo, lì è un po' un mistero. Il declinarlo, ma là ci pensa Emanuela naturalmente. Esatto, poi io faccio leggere lei e mi dice va bene, e allora partono i finanziamenti. Dalla famiglia? Sì, senti, le difficoltà per un giovane che arriva là, sembra facile la storia, no? Tu arrivi a Roma, arrivi in un ambiente, ma per fare questo lavoro ci vogliono finanziamenti, ci vogliono quattrini, ci vuole qualcuno che investe. Tu come hai iniziato? Così, quello che non si può dire, vediamo se riusciamo a farlo. No, si può dire tutto, cioè, tanto ci tengo a dire tutto lecito, non ci sono soldi da riciclare in questo film. Non mi riferivo a questo. No, ho iniziato con i corti fatti con la telecamera nostra di famiglia, a Caltagirone, con gli amici, e poi questi corti, uno soprattutto ebbe un minimo di successo, che mi ha fatto pensare adesso ne provo a fare un altro, poi ci fu una piccola società di Lentini che mi finanziò con 3.000 euro, un cortometraggio molto piccolo che però ebbe grande successo, quello nel mondo dei corti, che è quello che poi mi fece conoscere Sorrentino. E poi ho fatto molti corti grazie ai premi che vincevo, cioè vinsi dei festival con questo corto che si chiama Sidaka Curry e con i 15.000 euro che vinsi allora ne girai un altro e poi con i premi dell'altro ne girai un altro. Fin quando poi sono entrato a una cosa che si chiama Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la Scuola Nazionale, dove lì a quel punto è finito i problemi di soldi, perché per 3 anni, si chiama Centro Sperimentale, per 3 anni il Ministero seleziona 6 ragazzi che hanno questo privilegio di essere finanziati per sperimentare. Quindi io per 3 anni ho girato tutte le cose che volevo, avendo disponibilità economica per farla, e poi il diploma di questo percorso andò a Cannes e da lì è stato poi, non dico facile, però dal momento che vai a Cannes con un corto, certo, hai diciamo una vetrina che ti espone molto. E poi è stato Nicola Giuliano, che è il mio produttore, che è anche il produttore di Paolo, che lesse questo film che avevo scritto, si è innamorato e a quel punto con Nicola poi è stato molto facile trovare i soldi, perché lui è forse oggi il più importante produttore che abbiamo in Italia, quindi a quel punto. Senti, questo incontro con la Binochet, praticamente premio Oscar, io ho letto qualcosa su Repubblica, sembra una cosa molto semplice, diciamo, cioè è stato così. È stato naturale, come tutte le cose belle, devo dire, abbiamo mandato la sceneggiatura alla gente, la gente di Giulietta l'ha letta,
quindi l'ha passata, ha tolto il filtro passandola a lei direttamente. Giulietta ha letto il film, lo dice lei stessa, si è commossa, l'ha trovato straordinario e ha voluto chiaramente conoscermi perché voleva incontrare il regista. E la ringrazierò sempre, gli ho detto anche a Venezia, perché lei ha scelto di fare questo film nonostante io non parlassi né l'inglese né il francese, e quel giorno ero ubriaco, perché e nonostante questo lei ha deciso di farsi dirigere da me. Che dire? A briglie sciolte. A briglie sciolte, sì. Sì. Mi sembra di vedere, a proposito di qua, un certo padre, diciamo, no? Totò, Lui è stato nominato il re delle feste a Venezia. C'ho amici del mondo del cinema che mi chiedono: ma tuo padre è il re delle feste? Era spiccato. Va bene, chiudiamo questo incontro. Io vi ringrazio e mi congratulo con tutta la famiglia, con mamma Fanny Consoli, con Totò Messina, con Emanuele, in bocca al lupo, auguri, prossimo Giuseppe. E il primo? Il primo, auguri, quanto dovrà nascere? Il prossimo, perfetto, qua siete così. Gaspare, tu già hai già dato, auguri. Faccio la prepista. Sono due, mi dà, no? E quindi Piero Messina, anche tu sei a quota due figli, naturalmente, che cosa augurarti? Un in bocca al lupo di quello grosso, un abbraccio affettuoso simbolicamente da parte di tutta la nostra comunità cittadina che con orgoglio oggi sta vivendo questo arrivo nella nostra città di un suo figlio, diciamo, ecco, che assurge a ruoli importantissimi internazionali nel mondo della cinematografia. Tante cose belle, fai sempre cose molto belle, perché veramente la bellezza ci può aiutare tanto, diciamo, ecco, quindi. Sono d'accordo rispetto a quest'ultima cosa che hai detto. Spero di farle. E io sono a ringraziare invece la città per l'affetto che ha mostrato oggi dopo la proiezione. Sono molto contento. Va bene. In bocca al lupo, auguri, alla prossima a tutta la famiglia. Grazie ancora. Grazie.